valore della pianificazione preoperatoria non può più essere misconosciuto. La pianificazione preoperatoria non è un esercizio di stile, ma è un organizzare l'idea chirurgica. La pianificazione preoperatoria deve metterci in grado di fare corrispondere il gesto chirurgico a quanto noi riusciamo ad immaginare e ad acquisire proprio attraverso la fase della pianificazione, proprio attraverso tutto il rituale della pianificazione. Deve quindi essere un rituale completamente riproducibile e intellegibile, nel senso che tutti quanti devono poi avere dei riferimenti e usare un linguaggio comune. Vedete in questo esempio un tentativo, se così si può dire, di pianificazione abbastanza organizzato, ma a mio parere ancora insufficiente. Vedete il tracciamento del cotile sul bacino e alcuni riferimenti che poi vengono anche riportati, come l'altezza della resezione e le dimensioni del cotile, ma per organizzare una pianificazione puntuale e precisa io ritengo che si debba seguire, per così dire, uno schema, una scaletta, un'organizzazione anche proprio della pianificazione stessa. Quindi, per prima cosa, ci si deve procurare, e qui lo vediamo, un cliché del bacino, che ovviamente deve essere esattamente in scala, e questo è possibile sia con la radiografia convenzionale che con quella digitale, deve essere perfettamente in scala con i lucidi che rappresentano le protesi. Oltre al cliché di faccia, è bene procurarsi anche un cliché con un'altra vista, in questo caso il falso profilo, che ci consente di valutare meglio eventuali deformazioni del femore prossimale, oltre che del dismorfismi da parte del bacino. Detto questo, direi che veniamo ai concetti fondamentali, basilari, che guidano la pianificazione. Prima di tutto, la riproduzione del centro di rotazione. L'anca malata deve essere ricondotta praticamente a dei criteri anatomici, a delle costanti anatomiche che riflettano un'anca sana. In particolare, se il controlato è sano, noi teoricamente non dovremmo fare altro che copiarlo sul lato malato e cercare di riprodurlo attraverso i mezzi protesici. In caso il controlato sia anch'esso patologico o sia già presente una protesi in situ che non rispetta eventualmente questi criteri anatomici, ci si può avvalere di formule statistiche per derivare il centro di rotazione, che è il punto fondamentale di partenza per ogni successivo gesto relativo alla pianificazione. Quindi partiamo da un caso estremamente semplice e adesso vediamo passo passo, prima di tutto l'identificazione del centro di rotazione nel lato sano e poi il suo rifletterlo sul lato patologico.